L'anoressia e la bulimia e i disturbi alimentari sono una patologia psichiatrica con la mortalità più alta tra tutti i disturbi psichiatrici. Questo non va mai dimenticato, perché sono disturbi che hanno a che fare con una sofferenza del corpo e della psiche. Di anoressia si muore, come tristemente ci ha ricordato la storia di Lorenzo Seminatore, il giovane torinese divorato a 20 anni dalla malattia. Noi vediamo la persona che perde peso esternamente, che diventa di una magrezza estrema, ma quello che succede dentro è che il cuore, che è un muscolo, non ce la fa più a portare avanti la sua funzione, e analogamente per tutti gli organi interni. La sua morte inevitabilmente ha riportato alla luce delle cronache l'emergenza dei disturbi alimentari. La persona si ammala perché vede nella malattia un tentativo di risoluzione dei suoi problemi, che in realtà poi la malattia aggraverà, però inizialmente la malattia promette un aiuto e ha un'efficacia patologica, ma un'efficacia, quindi aiuta a gestire il senso di inadeguatezza piuttosto che comunque la tristezza, quindi viene in soccorso alla persona purtroppo in modo patologico. Una problematica che oramai riguarda tutte le fasce d'età e i generi. Principalmente ne soffrono delle ragazze, sono il sesso femminile maggiormente colpito e rappresentato. Nell'anoressia si parla di 9 ragazze e un ragazzo su 10, quindi la stragrande maggioranza. Ci sono altri disturbi invece che hanno una componente maschile più rappresentata, sto parlando delle obesità con il disturbo d'alimentazione incontrollata, il famoso binge eating, che riguarda anche delle fasce di età un pochino più alte, perlomeno sono più alte le fasce di età alle quali si chiede aiuto. Ad Agazzi nel 2013 è nato il Centro Aurin, specializzato nel trattamento dei disturbi alimentari e obesità, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e diventato un punto di riferimento per l'intera macroarea. Qui viene fatto un progetto iniziale, individuata qual è la risposta migliore, le cure sono organizzate in forma diurna o residenziale, a secondo anche del bisogno, della gravità, e la giornata è strutturata in forma multidisciplinare. Una 50 i pazienti che ogni anno vengono presi in carico per iniziare un lungo e difficoltoso percorso di ritorno alla vita. Perché si crede che le altre malattie capitino, invece il disturbo alimentare si scelga. In realtà assolutamente no, non si può decidere di ammalarsi di un disturbo alimentare, ma ci devono essere tanti fattori che insieme poi portano a un disturbo. Questo è importante perché spesso si parla proprio di colpa e spesso c'è anche rabbia nei confronti di chi ha un disturbo alimentare, perché è come se comunque volesse soffrire. Un percorso riabilitativo che inevitabilmente passa anche attraverso il cibo e la cucina. L'evoluzione della riabilitazione nutrizionale pratica è iniziare quindi di nuovo a toccare il cibo, a elaborare il proprio pasto, a consumarlo piano piano, superando le ansie associate agli alimenti, alla paura del peso, fino ad arrivare a condividerlo sia tra pazienti che con noi operatori, quindi qualcosa che somigli proprio alla vita fuori da qui.